Ciao, pare, sogno pappagallo. Ultimamente anche spinto da amici, parenti, conoscenti che sanno che sono una specie di esperto nel campo dell'educazione del bimbo, mi sono cimentato nella stesura, diciamo, di un prontuario, di una guida, diciamo, all'educazione del fanciullo. Cioè, è un insieme, diciamo, di suggerimenti al genitore nell'educazione del bimbo. Infatti abbiamo spesso noi dei problemi, noi genitori, nell'educazione del bimbo, anche per cose facili, abbiamo spesso ci vengono fatte delle domande che sembrano stupide e non sappiamo come rispondere. Ebbene, abbiamo allora questo saggio, edito alla Bombiani, che già si trova in tutte le librerie, dal titolo Figli su Canigli, Nico Nico, non da risicare mai mai a cagare un cazzo, che già sta avendo un certo successo. Ora, ogni settimana ci daremo, diciamo, un passo di questo prontuario, di questo saggio sull'educazione di questi bastardi. Esempio. Come rispondere, ad esempio, ad una domanda che sembra facile, che sembra così, che sempre ci viene fatta, arrivata a una certa età dal bimbo. Babbo, mi compri il motorino? Babbo, tu cazzo motorino? Ebbene, come rispondere? La risposta più consona a una domanda del genere, da parte del genitore che vuole veramente adattarsi a questi metodi di educazione all'avanguardia, potrebbe essere, deve essere anche questa. Alla domanda, papà, mo cazzo motorino? La risposta dovrebbe essere questa. Figli su camigli, Nico Nico, non da risegare mai più, a cagarmi il cazzo con sti minghiate le domande, mi chiuso il mio capace di cagare per un bilio di conda prima a te, poi da cazzo camiglia di tua mamma, mai più, non parlavo mai di motorino, mai, perché ti levi i cannarini, sei ignuto con tutto parlare e ti infilo in sala scavola di Minerva, ma spazio, tu hai detto, quale niente, forza, quale niente, quale motorino è il motorino, ma caga, figli, non mi, a non mi cagare, hai cercato di non mi scompare, a coppa, bastardo, fatto, guarini! Bene, questa è una risposta che, diciamo, si può adattare a una domanda del genere, perché dobbiamo stare attenti, è importante la risposta per no, anche per non dare dei problemi al bimbo, dunque è importante che la risposta sia intelligente e allo stesso tempo anche faccia capire al bimbo che non è il caso. Ci rivediamo la prossima settimana.